Il Museo Civico del Lago di Valdagno apre le porte a un nuovo allestimento stabile, anzi sono state allestite nel brolo esterno di Palazzo Festari da oltre 20 anni, sede del Museo Archeologico e Paleontologico, le nuove sagome in metallo che rappresentano fondamentali nello studio delle scienze, con particolare riferimento all'evoluzione dell'uomo da primate ad Homo erectus. Questo spazio è tuttora interessato da un progetto complessivo di riqualificazione. Un abbellimento estetico solo in parte, un accrescimento culturale di più ampia portata. La posa definitiva delle sagome sarà completata nei prossimi giorni, a disposizione poi della cittadinanza e di chi vorrà avvicinarsi alle varie proposte culturali che fermentano nel cuore pulsante della cultura della città laniera. Il brolo Festari risale al XVIII secolo, ospitava giardino, orto annessi all'omonimo edificio, uno dei simboli architettonici dell'intera Valle del Lagno. Il costo dell'opera per le case comunali è stato valutato in 7.844 euro, di cui 2.000 coperti da finanziamento regionale. Le nuove installazioni racconteranno per gradi le principali fasi dell'evoluzione dell'uomo e delle specie animali, affiancando le ricostruzioni in legno di alcuni dinosauri. Tra gli obiettivi, l'intenzione è di stimolare la curiosità dei passanti per Corso Italia riguardo la ricca e suggestiva collezione. Il nostro desiderio, spiega l'assessore alla cultura Anna Tessaro, è che il museo venga percepito sempre più come uno spazio per tutti e di tutti, per i ragazzi che con le scuole verranno a visitare il museo e a svolgere attività didattiche, per i più piccoli a passeggio con i nonni, per chi si ferma a curiosare tra le rocce esposte o per i giovani quale luogo di ritrovo immerso nella cultura.